Che fine ha fatto il piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziale che lei ha redatto qualche annetto fa e invece... Nel 2009. E invece probabilmente è qui ed è in qualche cassetto di qualche ufficio comunale. Doveva semplicemente essere portato in consiglio comunale e questa amministrazione, nonostante noi li avessimo già sollecitati con interrogazioni, mozioni, conferenze stampa, sono rimasti silenti, ma soprattutto sono rimasti inefficienti come sempre nel loro operare. Questo vuol dire che questo è stato redatto da un'amministrazione di centrosinistra e non è un piano di assetto di colore politico, perché per il bene della città, perché è un polmone verde che doveva subito funzionare. Senza il piano di assetto naturalistico, che è uno strumento di programmazione e di gestione, non si può fare niente nella Pineta. Quindi qui c'è una previsione di quello che dovrà essere il verde nel futuro della riserva d'Annunziana. Io posso capire che chi ragiona con una mentalità ristretta dice questo è di sinistra, lo butto, però va bene, doveva farlo fare da un altro loro consulente di centrodestra, ma dovevano farlo. Ecco, il fatto che niente sia stato fatto in 4 anni, questo è grave. E in che condizioni versa la Pineta? Nel degrado più totale, nelle impossibilità di agire, perché senza il piano di assetto naturalistico non si può nemmeno programmare niente.